Caro Nino, quanto pesi tu? Ma io vado a grammi. Quanto pesi? Quanti grammi pesi? 600.000 grammi. Guarda, veramente, quanto pesi? Ma 44-45 kg dopo mangiato, però. Ma tu hai sempre pesato tanto? Sì, sempre. Adesso sono dimagrito ancora di più. Sei sotto stress perché stai lavorando tantissimo. Con la commedia musicale Sotto le Stelle. Sotto le Stelle, cioè Sotto le Stelle che tu stai portando in giro in tutta Italia, raggiungendo incassi record, è vero? Ma dicono, non lo so. No, dicono, capita a te, lo puoi dire. Quando una cosa è vera bisogna dirla. Ci mancherebbe. Beh, solo a Milano abbiamo fatto 9 giorni, abbiamo fatto 115 milioni a Borderò. A fare i soldi che poi. Quindi praticamente tu sei ricchissimo, diciamo la verità. No, diciamo i capocomici. Ah, tu no? No, io no. Tu quanto prendi? 115 lire al giorno? Ah, io qualche cosa in più. Qualche cosa in più. Dunque, Nino D'Angelo in un momento particolarmente bello sta facendo questo commedia musicale Sotto le Stelle. Chi è la prima donna di questo sottotitolo? Gloriana, con la quale duetti e canti e reciti. Sì, fa la parte di mia sorella nel lavoro, è molto, molto brava, la conosciamo tutti. Cantiamo assieme, balliamo assieme. Dunque, tu sei sposato? Sì, ho due figli. Due figli, quanti anni hanno questi figli? Uno 4 anni e un altro 9 mesi. 9 mesi. E il successo è arrivato improvvisamente oppure lo hai inseguito perché avevi già un disegno preciso, fare un nuovo tipo di sceneggiata, di commedia popolare napoletana? Cioè, in un primo momento era un hobby, come, perché non mi aspettavo di arrivare così al successo. E lavoravo al buffet stazione di Napoli, ai treni, vendevo i gelati, no? Panini e cestini da viaggio, acqua minerale, sta roba. Ah, fai vedere. Allora un giorno mia madre doveva pagare il pigione. Il pigione sarebbe la padrone pigione, casa. Insomma, il padrone di casa, che la padrona che vuole il pigione, il padrone che vuole la pigione, è così. Io l'ho detto in maschile. Maschile. Vabbè, allora, maschile, femmina, guardate che avete capito. Sì. Ora anche qua ci vogliono i sottotitoli. No? Non male. Bravo mio. Allora dicevi. Allora mia madre doveva pagare la pigione, come dice Pippo Baudo, si dice in Italia. Allora io sono andato a vendere questi gelati ai treni, c'era una tradotta militare e io ho visto tutte queste mamme che accompagnavano i figli, che piangevano, e ho pensato che andava una canzone per cercare di vendere i gelati, che erano in crisi, perché era il mese di aprile, faceva ancora freddo. Quindi ho cantato una canzone, si chiamava Medaglia d'Oro, era un grosso successo del Carali Romero. C'aveva 24 anni, professore in scuola, ridassi libri, stanno ancora in viola. Cioè parlava di un militare che andava in guerra e moriva, no? E tutti quanti, dammi un gelato. No, all'ultimo mi sono venduto anche il carrettino. A tutti? L'anno scorso un jeans e una maglietta è stato un successo grossissimo. Anzi, anche mi voglio toccare Pippo Baudo, perché Pippo Baudo è buon augurio. È buon augurio, quindi. Finché la maglietta è nata una trasmissione di Pippo Baudo. E va bene, però questo devo dire che da discoteca, la discoteca è partito forte da solo. Sì, la discoteca è uscito la settimana scorsa, è andato fortissimo. Qual è la storia, la trama di questo film? Poi vediamo un pezzetto del film e poi ci canti una canzone, ovviamente. E noi non compriamo gelati. Oppure no, ti ordiniamo i gelati. Vabbè, è un piacere, ma i soldi mi date. Allora, a proposito, quasi è 1 milione al secondo, eh? Quanto a minuto sono c'hai? Già voi. Dobbiamo fare i conti, no? Ma dea, è il pigione, non lo devi più pagare, tu, scusa. Vabbè, la trama della discoteca è la solita storia d'amore che possono avere due ragazzi. Solo che c'è uno che piace ballare, piace cantare, che poi questo sei personaggio tu. Sono io, che è innamorato di una ragazza napoletana, però va allo Stelvio, è una ragazza dello Stelvio, una tedesca, si innamora di tu. Siccome parliamo due lingue diverse, non ci capiamo proprio, io sono sempre innamorato di quella napoletana. Poi la dovete andare a vedere al film, perché, al cinema, perché niente, altrimenti non vanno più. Certo, bisogna lasciare le cose. E tu canti canzoni ovviamente in questa? Sì, canto 3-4 canzoni. Allora, vediamo prima un pezzo di film La discoteca? Sì. La discoteca con la rivelazione Nino D'Angelo. Scusa, te lo devo proprio dire. Siamo rimasti molte volte da sole, ma tu non. Ah no, non vorrei che tu pensassi che io, per la volontà di Dio. No. È il freddo, sai, mi bloccano. Sono abituato al sole. Poi con questa pelliccia, figura di. Napoli riderebbero tutti. Ma Nino, che simpatico che sei. Io ti voglio proprio bene, sai? Poi è quella là che ha fatto il
Dai, andiamo, ci stanno aspettando, non vorrei rimanere a più. Forza, forza. Specie di flash dance qui, eh? E tu balli, Vabbè. Eh no, abbiamo visto, tu balli. È una specie di flash dance. Ma tu balli, ti muovi, fai. Devi farlo, mo se lo dimagrisci di più, eh? No, caccia dimagrisci più. Cioè, come mai biondo così? Questo biondo appartiene a una nuova razza napoletana, bionda, con gli occhi azzurri hai tu, quasi azzurri. Vabbè, ma anche a Napoli ci sono i ragazzi biondi, mica è una novità. Solo che io sono un biondo naturale e non naturale, cioè sono naturale, però sono leggermente schiarito. È un personaggio d'angelo, eh. Tu piaci molto alle donne, lasciamo stare se è sposata e i due figli, abbandoniamo questo discorso. Tu piaci molto alle donne. A me personalmente il femmine mi piacciono assai. A te? Non so se mi piace, credo che a qualcuno può darsi che piace. Il nome di telefono è 757-2340. Ma vabbè, abbiamo visto queste sequenze, c'era questa napoletana innamoratissima di te e cercava addirittura di possederti, di averti, anche la tedesca non badava a spese. Lo so, però sai, è sempre un film, cioè la cosa reale è più bella, uno la sente, no? Sì. Sente il calore, si sente il picciato, tutto un colpo, non capisce niente. Questo è l'attore comico, sei comico, drammatico e da commedia. Quale canzone ci fai ascoltare, Nino? Io sono un attore comico drammatico, però io sono innanzitutto un cantautore. Ecco. Scrivo le canzoni per me e anche per altri. E dal cantautore, dai dischi che vendo, perché ne vendo molto, Pippo, molti dischi, solo che purtroppo non vado in classifica, non lo so, perché comunque cambiamo storia, cambiamo pagine. Ecco, sono un cantautore, faccio ascoltare una mia canzone che ho scritto io, che si intitola Maledetto Treno. Maledetto Treno, Nino D'Angelo.